È incredibile. Comunque prendono in giro, cioè, Sì, ma io a un vabbè, ma certo secondo me sì, secondo me sì. Ciao Oreste. punto. Ciao Oreste. Sì, Signori, buonasera. in Ci pratica, no, no, prendiamo. continuiamo con Marco che ci racconta una cosa, però voglio dire, possiamo cominciare perché Alberto mi ha mandato un SMS che stasera non ce la fa a collegarsi. Finisci tu Marco, poi cominciamo. No, non abbiamo finito. Cioè, sostanzialmente io sono rimasto un po' deluso dai cinesi. Cioè, da tutti i cinesi, da tutti i miliardi e 500 no, da quelli Infatti con cui sono venuto in contatto. Da quelli che sono venuto in contatto. E poi quando sono in Cina, a me non è piaciuta, cioè a me la Cina non piace, non c'è niente da fare, a me non piace la Cina. vabbè, non ti Hanno. piace. Perché non ti piace? Ma è. Cacchio, non. È talmente lontana dal nostro modo di pensare che Vabbè, non però. è impossibile abituarci, Sì, sì. ma comunque la Cina è grande, quindi come fa a non piacerti? Voglio dire, ci sarà un posto che ti piace. Allora, sì, ma anche, io sono stato a vedere anche il, come si chiama, l'esercito di terracotta. È Ma brutto? come perché non è venuto in mente di fare un capannone industriale che sembra un magazzino per metterci sotto Ma i. no, guarda che non è come dici tu. Li hanno Com'è? trovati lì, li hanno scavati e hanno fatto il capannone attorno dove l'hanno trovati. Ma tu non ti vedi, ma anche per voi, sono quelli più dei magazzini della Brianza. Ho Cioè, capito, lavorate cioè, era musicali. il capannone di quando avevano fatto il lavoro di scavo. No, guarda, se No. prendevano un italiano, lo facevano 20 volte meglio, i colori erano più reati e forse sarebbero ancora colorati. Ne sono sicuro. Mi stai dicendo che su 1,5 miliardi non c'è neanche una bella fica? Ma io di belle donne ne ho viste tante in Cina, eh. Cioè sì, Neanche una. dovendo scegliere tra io ho lì ho un ho, per me c'è un target che è le donne più belle che ho visto, secondo me, sono le normanne francesi. Normanne Vabbè. francese, vabbè, adesso andiamo Sì. sull'esotico. No, effettivamente Ok, c'è. Cioè, vabbè, allora cominciamo. dai, che siamo sulle coordinate Sì, curviline, forse siamo in tema. esatto, curvi, curvi. Allora, andiamo su questo, vi va bene? Benissimo. Ok, poiché lo studio dei campi di gravitazione o dei campi equivalenti esige l'esame dei fenomeni in sistemi di riferimento arbitrario, si dovrà sviluppare la geometria a quattro dimensioni, una forma valida per coordinate spazio-temporali curvilinee arbitrarie. Chiaro che la stiamo chiamando geometria, però lo spazio di interesse è spazio-temporale, no? Quindi non è una geometria spaziale. Consideriamo la trasformazione di un sistema di coordinate spazio-temporali e le scriviamo già in una forma di componenti di un quadrivettore x0, x1, x2, x3. E poi la trasformazione cosa fa? Ci farà passare a un altro. C'è una domanda, tu hai fatto un'affermazione che un po' mi lascia perplesso. Sì. Perché tu dici che non è una geometria perché ci mette il tempo, ma io sostanzialmente ho sempre creduto che tutto sommato, alla fine, anche il tempo è la coordinata spaziale. Aspetta, un momento, da dove l'hai preso questo? È la tua affermazione Ah, che. ecco. Sì, anche perché. D'accordo, io infatti lo affermo che il tempo sia una dimensione spaziale, però ricordiamoci sempre che noi dobbiamo partire dall'esperienza e quindi dal quadro fenomenologico. Ah, ok, va Quindi bene. il tempo, cioè la cosa più vicina a quello che è lo spazio vero, cioè quello strutturale, è lo spazio. Quindi in questo senso la geometria è nata nello spazio storicamente e quando noi pensiamo alla geometria pensiamo solo alla geometria spaziale. Poi quando c'è di mezzo il tempo, come in questo caso, continuiamo a usare il termine geometria perché non abbiamo altri termini, però vi ricordo, guardate che la geometria dello spazio-tempo non è la geometria e basta, c'è dentro tutta la dinamica, c'è tutta la fisica dentro, quindi si dice geometria ma nasconde dietro tutte le altre discipline. Poi, studiando strutturalmente, si capisce che c'è di mezzo solo quattro dimensioni spaziali, questo sì. Ma allora a quel punto lì non siamo più a livello della geometria fenomenologica, no? Quindi non era in contraddizione con quell'aspetto lì. Ok, fai bene a intervenire così, è meglio che discutiamo, perché infatti Allora, stiamo facendo un ripasso e quindi. Allora, dicevo, certo.
Prego, chi è che sta? No, poi avanti. Sì. Quindi consideriamo la trasformazione. Notare che la trasformazione non la stiamo dando esplicitamente, però riusciamo a pensare che se il quadrivettore x0, x1, x2, x3 è dato in input alle funzioni, alla trasformazione, in output esce fuori un quadrivettore formato da x'0, x'1, x'2, x'3, cioè il fatto che c'è l'accento, no? Che ci fa capire che siamo nell'output. Anzi, vabbè, no, in realtà, come ho detto io, non è quello che è scritto nell'equazione, è il contrario. L'input Com'è la rovescia, è quello col pezzi? primo e l'altro. No, perché ovviamente ci devono essere tutte e due, no? Se non è invertibile la trasformazione. Poi sono problemi notevoli, no? O meglio, si studiano a parte il fatto che non sia invertibile. Xi uguale f con i e i contro variante x'0, x'1, x'2, x'3. Le fi sono funzioni. Non c'è bisogno di dire niente su questo, perché poi col principio di covarianza generale, le fi sono qualunque funzione che viene in testa a chi vuole fare il lavoro di trasformazione, no? Beh, sarà una funzione derivabile un po' di volte, mi auguro. Va bene, ma certo, quello sì, se no come facciamo? Ok, No, va bene. No, no, io chiedevo. dico solo di qualunque tipo, nel senso che non ci curiamo di cosa sono, però nell'ambito del fatto che sono dentro una varietà, le varietà se non sono differenziabili, cioè, o meglio, le varietà che stanno interessando adesso sono le varietà differenziabili. Poi però ricordate che c'è anche la possibilità di estendere il coso a varietà non differenziabili, però quello è un altro discorso, non è più la relatività di Einstein. No? Okay. Scusa se sono noioso, ma Beh, differenziabili o CN o cioè, differenziabili un numero. l'importante è che siano differenziabili a CN dove n è abbastanza grande, però poi si può arrivare anche a C infinito, no? Ok, va bene. Ok, E no, basta lì CN, di solito si ok, grazie. parte a C infinito, poi le varie cose che si incontrano, ecco, cos'è che limita il numero delle volte che viene differenziato? Il rapporto tra il sistema e l'ambiente nell'interazione. Quindi, quando metti in gioco l'interazione, fa questo lavoro qui che. In realtà quando abbiamo C2 ci basta perché abbiamo l'accelerazione. Sì, però è ancora poco. Cioè, va bene fino a livello newtoniano, però il livello einsteiniano vuole di più, un pochino di più. Ok, questo è importante. Sì. I differenziali delle coordinate spazio-temporali si trasformano secondo le formule dx uguale dxi fratto dx' k, oppure derivata rispetto a x' k in dx' k. E qui l'importante è ricordarsi dove sta sopra o sotto il primo, per capire come chiamarlo. Ecco, in questo caso, se la trasformazione è fatta così, il differenziale di xi si chiama quadrivettore controvariante. E allora, se noi abbiamo un quadrivettore controvariante che indichiamo con quattro quantità indiciate da i e si trasforma come si trasforma il dxi, allora lui lo definiamo proprio quadrivettore controvariante. Anzi, diventa questo, che lui è un quadrivettore controvariante se si trasforma in quel modo lì. Che è l'equazione 7. A i uguale di xi su x' k a primo k. Invece, osservando come si trasforma una funzione scalare, in questo caso pensate a un potenziale, no? Sia φ una funzione scalare, le derivate di φ su dxi, che sono il gradiente di φ, si trasformano secondo le formule di φ su dxi uguale di φ su dx' per la derivata di x' k su dxi. E quindi vedete che il primo sta sopra. Quindi qualunque quadrivettore che si trasforma secondo la 8, quello viene chiamato quadrivettore covariante. E allora si chiama. Quella è la 8, ah sì, la 8, ah ho capito. Allora, Aspetta, prima bisogna. la Sì, 8. aspetta, prima bisogna prendere il modello. Il modello è il differenziale del quadrivettore? Allora è l'equazione 6. Quella lì è il modello per indicare come deve comportarsi un quadrivettore controvariante. Poi l'altro modello è il gradiente di una funzione scalare ed è l'equazione 8.
Come si trasforma il gradiente? Allora, dobbiamo fare in modo che questo diventi il modello del quadrivettore covariante. Quindi il covariante per modello ha come si trasforma sotto quella trasformazione il gradiente. Il controvariante è come si trasforma il differenziale del quadriraggio vettore. Sono queste due cose da ricordare, la finita lì. Ecco, allora a questo punto uno, come dire, incomincia a imparare, dice, allora allo stesso modo definiamo i quadri tensori, perché qui abbiamo visto il quadrivettore, i quadri tensori dei diversi ordini, cioè gli oggetti, già il quadrivettore è un quadritensore, però è di ordine 1 perché ha un solo indice. Adesso andiamo a vedere gli altri oggetti a più indici. Quando l'oggetto ha indice, ha più indici di 1, lo chiamiamo quadritensore. In questo contesto, però già il primo lo possiamo chiamare quadritensore, proprio perché c'è il mondo dei vettori che ancora ci ricorda che lui è prima dei tensori in un certo senso. Allo stesso modo si definiscono i quadritensori dei diversi indici, dei diversi ordini. Perciò un quadritensore covariante di ordine 2, quindi vuol dire che ha necessità di due indici. Allora, però loro variano in modo indipendente, allora 4x4 16 è un insieme di 16 quantità che si trasforma come il prodotto di due vettori controvarianti, cioè secondo la legge, e quindi qui scriviamo la legge 10, che l'abbiamo ottenuta se facciamo la prova di fare due vettori controvarianti, li moltiplichiamo e guardiamo come si trasformano. IK uguale dxi su dx'l per dxk su dx'm. A' LM. Quindi vedete nella trasformazione del controvariante i primi stanno sotto, come era successo sopra. Un tensore covariante di ordine 2, AIK con gli indici bassi, si trasforma secondo la legge AIK basso uguale dx' L su dxi, dx' M su dxk per A' LM basso. Quindi i primi stanno in alto. E si ha per un tensore, per un quadritensore misto, misto vuol dire che gli indici sono messi uno sopra l'altro sotto, AIK uguale, per quello sopra avrà il primo in basso, per quello sotto avrà il primo in alto, quindi dxi su dx'l per dx'm su dxk A'LM. Le definizioni date sono la generalizzazione naturale delle definizioni dei quadri vettori, quadri tensori in coordinate spazio-temporali galileiane, vedi il notebook 3.3. Ecco, quello che abbiamo finora chiamato quadri tensori e quadri vettori sono un caso molto particolare di questi. E qual è il caso particolare? Che invece di avere una trasformazione generica, la trasformazione è quella di Einstein-Lorentz. E quindi sono un sottoinsieme limitato di quello che qui si fa, no? In virtù delle quali i differenziali di xi formano un quadrivettore controvariante e le derivate di φ su dxi un quadrivettore covariante. Ma mentre in un sistema galileano, quindi qui leggiamo al modo occidentale spazio-tempo di Minkowski, le coordinate spazio-temporali stesse, ecco, in un sistema galileano le coordinate spazio-temporali costituiscono un quadrivettore. Invece in uno spazio... Leo, scusa, ho Sì. un problema di audio che è diverso dal solito, il tuo, può darsi che dipenda da te? Sì, sai perché? Perché sto sentendo che qui si è acceso il ventilatore, che vuol Ti dire? sento un po' impastato, non riesco bene a seguirti. No, io sento bene invece. Adesso sento bene anch'io, Sì. no, sento bene Marco. Sì. Ma ti stavo dicendo che il mio sistema qui, sento il ventilatore girare, perché forse sta facendo le solite porcherie di aggiornamenti del sistema che fa lui. Ah, sì. E quindi piglia Ok. risorse e quindi le sottrae alla linea lì. Del coso, quindi può darsi che sia quello, ma io non lo sai, non lo posso controllare, non posso avvertirlo. No, perché Marco lo sento chiaro, no, no, immagino. Oggi mi ha cambiato, di sua spontanea volontà, mi ha aggiornato, mi ha messo Windows 11. Vabbè, comunque. E non sai più dove sono le cose. No, so perché sennò era un No, matto, no, 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 avrai. no, i comandi, perché sai anche come chiuderlo? Perché non è più che evochi con facilità la chiusura, devi andare in un punto specifico. Ah.
Vabbè, te ne accorgerai. Devi andare dove ci sono, le quadrelle, il primo delle quadrelle, in basso. Vabbè, allora, niente, niente. Quindi, dicevamo, in un sistema galileiano, e lui è piatto, allora in un sistema piatto succede che le coordinate spazio-temporali stesse sono una struttura quadrivettoriale. Invece, in un sistema curvo, curvilineo, le coordinate spazio-temporali non costituiscono un quadrivettore, lo costituiscono il loro differenziale. Ok, questa è la differenza tra le due situazioni. Le regole secondo le quali si formavano in coordinate spazio-temporali galileane quadri tensori per moltiplicazione o contrazione di altri quadri tensori sussistono anche in coordinate spazio-temporali curvilinee. Ovviamente è sottinteso per la stessa trasformazione, però siccome la trasformazione è generica, quindi basta soltanto il modello che abbiamo detto dei primi sopra e sotto. Ci si può assicurare con relativa facilità che in virtù della legge di trasformazione 7 in 9, il prodotto scalare di due vettori AIB è effettivamente invariante. Infatti, proviamo. AIB. Adesso mettiamo i trasformati. I trasformati hanno bisogno di avere davanti quelli che sono gli jacobiani, no? Dx su dx'l, dx'm su dxi, per a'l, a'bm. Ma allora il primo gruppo, cioè il dxi su dx'l, lavora su a primo, su chi? Da, Ma lì c'è uno sbaglio. no, non c'è uno sbaglio, è stato assorbito, ma ah sì, no. Stavo cercando di attribuire gli jacobiani ai quadritensori. No, no, no. Tra di loro c'è la sommatoria su i. Quindi fatta la sommatoria su i ci rimane soltanto dx'm su dx'l. Quindi questo doppio prodotto di jacobiani diventa un solo jacobiano, capito? Non è un errore. No, Perché? no, stavo cercando, non pensavo, ma non avevo visto la contrazione. Sì, per contrazione diventa uno solo. Adesso questo dx'm su dx'l che agisce su b'm fa a cambiare la m, perché questo dx'm su dx'l è il delta di Kronecker, diciamo, sugli indici. E quindi soltanto quando gli indici sono uguali è diverso da 1, e quindi b'm per delta ml ci dà b'l. E allora abbiamo che a prima. Perché, questo perché sono tutte indipendenti le variabili x, certo, Sì. sono Sono indipendenti tra di loro. indipendenti sia le variabili sia gli indici. Però sono di due ordini diversi queste indipendenze, no? Il fatto che siano variabili indipendenti le x vuol dire che siamo in due osservatori diversi, no? Due spazi. No, l'x prima, sì, sia l'x prima, per cui derivando se m non uguale a n è 0, quindi quello ti dà delta, ok. E quindi abbiamo alla fine A' L, B' L, e quindi abbiamo di nuovo un prodotto scalare nello spazio di. E allora vuol dire che il prodotto scalare di due vettori, di due quadrivettori è invariante perché rimane un prodotto scalare. La definizione di quadritensore unità delta IK sussiste in coordinate spazio-temporali curviline. Qui ancora delta IK uguale a 0 per i diverso da K e delta IK uguale a 1 per i uguale a K. Quindi ricordare che c'è delta IK si dovrebbe scriverla qua che c'è un delta ML, no? Però Certo, certo, si certo. sottintende. Se AK è un quadrivettore, il prodotto per delta IK dà AK controvariante per delta Ma IK. non l'avevo visto in quella maniera lì, perché mi sarebbe venuto più spontaneo dire che il primo prodotto di rondo su di rondo per di rondo su di rondo fosse la I, esattamente, perché quella è la matrice inversa, giusto? Sì. Ok, va bene. AK delta IK uguale a I. Cioè è ancora un quadrivettore. Questo fatto mostra bene che delta è un tensore, perché se voi avete un oggetto che non sapete che natura ha e moltiplicato per un quadrivettore vi dà ancora un quadrivettore, quell'oggetto è un tensore. Il quadrato dell'elemento di lunghezza in coordinate spazio-temporali curviline è una forma quadratica dei differenziali, quindi abbiamo ds² uguale
GK, DXK, DXI, DXK. Essendo le GK, funzione delle coordinate spazio-temporali, cioè funzione di XK o X equal. Le GK sono simmetriche sull'indice IK, quindi GK uguale GKI. Per adesso lo sta dando senza preoccuparsi di dimostrarlo. Quando avremo lo strumento delle connessioni di Levi-Civita, riusciamo a dimostrarlo. Scusa, torna su. Le GK dov'è che nascono adesso? Il quadrato dell'elemento di lunghezza. L'elemento di lunghezza lo abbiamo chiamato di S. Il quadrato dell'elemento di Ah, lunghezza. nascono così, cioè, non dipendono dalle derivate, sì. Ok, va No, bene. di S quadro è quell'insieme di coefficienti che moltiplicano di X, di Y, di X, di X. Sì, no, cercavo come altre volte L'origine della la metrica. dipendenza delle GIK dalle di rondo di rondo. No, Ok. poiché la contrazione di GK con il tensore controvariante di XI su DXK dà uno scalare, che è il nostro di S quadro, le GK costituiscono un tensore covariante. E lo si chiama tensore metrico. Quindi è il covariante che viene chiamato tensore metrico, quello invece il controvariante è l'inverso di questo tensore. Due tensori AIK e BIK sono detti inversi se AIK basso per BIKL alto mi dà delta LI, cioè come si chiama? La letteratura chiama questa delta LI la delta di Kronecker, però Kronecker non aveva questa generalizzazione in testa, quindi è stato fatto dopo di lui l'idea di chiamarla come lui, no? Col suo nome. In particolare si chiama tensore metrico controvariante GIK l'inverso di GIK, vale a dire che GIK basso per GKL alto mi dà delta LI. Io per abbreviare lo dico delta di Kronecker come soli, però sappiate che non è nata in quel contesto, è nata prima da altri, insomma. Una grandezza vettoriale fisica si può scrivere in coordinate spazio-temporali covarianti o controvarianti. Ecco, la scelta di fare covariante o controvariante non è obbligatoria, lo fa uno come vuole. Le sole quantità in grado di legare le une alle altre sono le componenti del tensore metrico. Questo legame è dato dalle formule AI alto uguale GK alto AK basso, AI basso uguale GK basso AK alto. In un sistema galileiano il tensore metrico ha come componenti? Ecco, in un sistema galileiano la letteratura moderna chiama il tensore metrico eta IK, eta alfa beta, quello che è. Qui viene chiamato G con in alto tra parentesi lo 0, per dire che questo non è la G generale, la metrica generale, ma la metrica dello spazio galileiano o di Minkowski. Quindi G con lo 0 in alto di IK basso uguale G con lo 0 in alto di IK alto, ed è questa matrice 4x4 diagonale 1 meno 1 meno 1 meno 1 e 0 dappertutto. Allora le formule 16 danno il legame noto, perché se mettete questa matrice dentro le 16 vi viene che a 0 è uguale a 0 alto è uguale a 0 basso, a 1 alto è uguale a meno a 1 basso, a 2 alto è meno a 2 basso, a 3 alto è uguale a meno a 3 basso, che abbiamo usato nel notebook 3. Ogni volta che ci si serve di un sistema galileiano di coordinate spazio-temporali, si sa che esso può essere scelto solo in un quadrispazio piatto. Nel caso di quadrispazio curvo, si dovrebbe dire sistema di coordinate spazio-temporali galileane in un elemento infinitesimo dato di quadrivolume, sistema che è sempre possibile scegliere. Quanto detto riguarda altrettanto i tensori. Il passaggio tra le diverse forme di uno stesso tensore fisico viene seguito tramite il tensore metrico dalle formule AI alto K basso uguale GL alto AL K basso, AI K alto uguale GL GK alto ALM. Quindi vedete che per alzare o abbassare, se abbiamo da abbassare o da alzare un indice ci vuole una metrica. Se dobbiamo abbassare due indici o alzarli, due metriche, due tensori metrici, eccetera.
In 3.3 è stato definito, in un sistema galileiano di coordinate spazio-temporali, lo pseudotensore unità completamente antisimmetrico, EIKLM, che io chiamo tensore di Levi-Civita. Cerchiamo la sua espressione in un sistema arbitrario di coordinate spazio-temporali curviline indicato da E grande, quindi E piccolo è quello del sistema galileiano, E grande è quello del sistema curvilineo, E grande IKLM. La notazione E piccolo IKLM riguarda come sempre le quantità che hanno il valore E piccolo 0, 1, 2, 3 alti uguale 1, E piccolo E 0, 1, 2, 3 basse uguale meno 1, quindi scegliamo questo perché si può scegliere anche il contrario, no? E0 alti, E0, 1, 2, 3 alti, sceglierò come meno 1, E0, 1, 2, 3 bassi, sceglierò come più 1, però naturalmente gli alti e bassi devono avere segno diverso. Poi questo tensore EIKLM piccolo, se la permutazione è pari, continua a dare 1, però di indici diversi. Se invece sono indici, coppie di indici uguali, va a 0. Se invece la permutazione è dispari, dà sempre meno 1. E siccome sono 4 indici, 4 per 4 per 4 per 4, 16 per 16, 256 oggetti, no? Che sono la maggior parte tutti zeri, una parte 1, un'altra parte meno 1. E le due parti di 1 e meno 1 sono uguali. Sia x'i delle coordinate spazio-temporali galileiane e xi delle coordinate spazio-temporali curviline arbitrarie. In virtù delle regole generali di trasformazione di tensori, si ha EIKLM uguale dxi su dx'p, dxk su dx'r, dxl su dx's, dxm su dx't. Di che cosa? Di E piccolo PRST. Quindi per passare dal sistema galileiano EPRST al sistema curvilineo bisogna moltiplicare per i trasformati, le derivate, non so come chiamarli questi, perché sono ritroso a chiamarli jacobiani, perché il vero jacobiano è tutto il prodotto, non il singolo. Pensavo che fosse il prodotto di Giacomo, potesse leggersi come prodotto di Sì, quattro però, Jacobiani. perché, però siccome qui è una sola la trasformazione, la trasformazione è un solo jacobiano che è dato da questo prodotto qua. Ah, che dato da... Ah, ok. Infatti sotto è rappresentato così. E grande IKL uguale J grande, che è lo jacobiano, determinante però, e IKLM, essendo J grande il determinante formato dalle derivate di xi su dx'p. Cioè lo jacobiano della trasformazione che fa passare dalle coordinate galileiane alle coordinate curviline. Il modo migliore per rappresentare lo jacobiano J è avere questa scrittura simbolica. Delta parziale, no? D parziale, distorto, D aperta la tonda dentro il quadrivettore, senza inie, senza primi, x0, x1, x2, x3. Sotto il Con i distorto, primi. l'x', sì, con i primi, x'. E questo è utile soprattutto in termodinamica, perché lì c'è un'algebra dello jacobiano tale che si fa in fretta a fare le trasformazioni quando, cioè è nato proprio per la termodinamica, nella termodinamica questa cosa qui. Questo jacobiano si può esprimere per mezzo del determinante del tensore metrico GIK nel sistema XI. Scriviamo per questo la formula di trasformazione del tensore metrico. Allora, il tensore metrico è GIK, poi quello che era la E piccola, adesso è G con lo 0 perché questa è la eta di Minkowski, cioè dello spazio-tempo di Minkowski. Quindi G con lo 0 alto di LM e poi per il prodotto dello jacobiano che è di XI su dx'l per dx su dx'm. Adesso se uguagliamo i determinanti formati da quantità che appaiono nei due membri, perché ognuno diciamo ha un determinante, un gk è una matrice 2x2 quindi è un determinante, e ognuno ha 2x2 quindi. Allora viene fuori che il determinante di gk con la i e k alti si chiama 1 fratto g, dove g è il determinante del gk covariante. Il determinante di G con lo 0 LM alto
è ancora un inverso, però siccome il G basso, cioè il G, sì, degli indici bassi è meno 1, è uguale a meno 1. Di modo che se noi andiamo a sostituire, viene fuori che quante J dobbiamo scrivere? Una J per il primo, una J per il secondo, quindi il prodotto di Jacobiani. 1 su G uguale meno J quadro. Allora possiamo risolvere rispetto a J, quindi sappiamo J grande uguale 1 su radice di meno G. G, ricordatevi che per natura fisica deve essere un determinante negativo, per cui meno G è positivo. E quindi la radice la possiamo estrarre. Perciò, in coordinate curviline, il tensore unità antisimmetrico di ordine 4 deve avere per definizione, dobbiamo scrivere J, AKLM con la E grande uguale J, che si chiama 1 su radice di meno G, e piccolo IKLM alti. L'abbassamento degli indici di questo tensore si fa tramite la formula E piccolo PRST e tante metriche GK, GP, GKR, GLS, GMT, in modo tale però che loro non ti danno subito E, ti danno la E con gli indici bassi moltiplicati per meno G. Attenzione che c'è questo piccolo particolare. E quindi viene per le componenti covarianti questo fatto che la E grande covariante con i KL bassi è uguale a radice di meno G e alla E piccolo IKL bassi. Se noi non usassimo la scrittura degli indici e diciamo usiamo un simbolo per dire quello è un tensore covariante, non riusciremmo a fare questo lavoro qui con facilità. Cioè dovremmo passare di nuovo poi agli indici. Quindi gli indici in realtà sono abbastanza necessari per chi fa i calcoli. In coordinate spazio-temporali galileiane x' i, l'integrale di uno scalare su d omega primo è ancora uno scalare. E chi è d omega primo? D omega primo è il prodotto di tutti i differenziali di tutti gli assi dello spazio indicato col primo. Quindi dx' 0, dx'1, dx'2, dx'3. E questo è quello che si chiama ipervolume o volume. No? Ed è quindi l'integrale di uno scalare moltiplicato per d omega primo è ancora uno scalare. Cioè l'elemento di volume di omega primo si comporta in una integrazione come uno scalare. Vedi il notebook 3. Quando si passa in coordinate spazio-temporali curviline xi, l'elemento di integrazione di omega primo diventa d omega primo uguale 1 su j sotto d omega, e quindi diventa uguale a radice di meno g per d omega. Di modo che in coordinate curviline, radice di meno g per d omega si comporta come un invariante quando lo si integra in un volume del quadrispazio. Quindi, se φ è uno scalare, la quantità radice di meno g per φ, che dà per integrazione su d omega un invariante, si chiama a volte, con l'uso che viene dalla statistica generalizzata, densità scalare. Quindi radice di meno g per φ è una densità scalare. Allo stesso modo, radice di meno g per ai si chiama densità vettoriale. Dicendo densità, stiamo ammettendo implicitamente che la useremo sempre, quella quantità, sotto integrazione. No? E meno radice di meno g ai k, densità tensoriale, eccetera. Queste quantità danno un vettore o un tensore dopo moltiplicazione per l'elemento di volume di omega. Però attenzione, l'integrale della densità vettoriale in d omega non può dare in generale un vettore, in quanto il vettore AI si trasforma diversamente da un punto all'altro del dominio di integrazione. Quindi integrare una densità non permette di avere subito un vettore, anzi non otteniamo un vettore perché lo spazio è curvo. Tutto ciò che è stato detto alla fine di Notebook 3.3 per gli elementi di integrazione su una ipersuperficie, su una superficie o su una linea resta in vigore in coordinate spazio-temporali curviline con la sola differenza che la definizione di tensore duale cambia un po'. L'elemento di area di una superficie definita da tre spostamenti infinitamente piccoli
è un tensore controvariante antisimmetrico che lo chiameremo con la lettera S DSIKL alti. Si ottiene il suo vettore duale moltiplicando per il tensore, che è una densità, abbiamo imparato, radice di meno g e alla IKLM bassi e piccoli. Si ha radice di meno g in DSI uguale meno un sesto e piccolo IKLM DSKLM radice di meno g. In maniera analoga, se dFIK è l'elemento di superficie bidimensionale costruito su due spostamenti infinitesimi, allora il suo tensore duale è definito da, non da dF asterisco e basta, ci vuole la moltiplicazione per radice di meno g, quindi radice di meno g dF asterisco IK uguale 1 mezzo radice di meno g e piccolo IKL bassi per dFLM. Come si faceva prima, riserviamo le notazioni DSI e DF asterisco IK rispettivamente a un sesto e piccolo IKLM DSKLM e un mezzo e piccolo IKLM basso DFLM alti e non ai loro prodotti per radice di meno g. Le regole di trasformazione da 0,62 a 0,63, da 0,362 a 0,367 di diversi integrali restano allora le stesse, poiché la loro dimostrazione presenta un carattere formale non legato alle proprietà tensoriali delle quantità corrispondenti. Nel seguito avremo particolarmente bisogno della trasformazione di un'integrale su un'ipersuperficie integrale in un quadrivolume, teorema di Gauss, realizzato dalla sostituzione di SI, e quindi questo è un vettore di superficie, no? È il famoso vettore che è perpendicolare all'areola di superficie di omega su dxi, che questo è il modo di passare nel teorema di Gauss, no? Dalla superficie al volume e viceversa. Va inteso che gli elementi dSKLM e dFIK sono costruiti sugli spostamenti infinitesimali di xi, x'i, dx'i, così come sono definiti in 3-3, qualunque sia il senso geometrico delle coordinate spazio-temporali xi, e questo è importante. È per questo che prima dicevo, state attenti che questa geometria nasconde tutta la ha dentro tutta la fisica. Quindi non è la geometria e basta. No? Per questo il significato primitivo degli elementi DSI e DF asterisco IK resta in vigore. In particolare si ha come prima DS0 uguale, DS0 è quel DSI però l'elemento spazio-temporale che è ortogonale a X0, quindi non deve avere X0, quindi DX1, DX2, DX3 che è il volume di V spaziale tridimensionale. Manterremo come prima la notazione di V per il prodotto di differenziali delle tre coordinate spaziali, ma ora si terrà presente che l'elemento di volume geometrico spaziale in coordinate curviline non è più dato da dV, lui non è l'elemento di volume, l'elemento di volume è dato dal prodotto radice di gamma per dV, dove gamma piccolo è il determinante del tensore metrico spaziale, quello che però è stato introdotto, che si chiama appunto gamma, no? Gamma con indici. Che è una parte del tensore metrico. Bene, questa parte qui è stata un po' noiosetta. Adesso due strade: o andiamo avanti, oppure andiamo a vedere dove è andato a finire il web. È andata a finire chi? Il web telescope, se interessa. Marco, ci sei? Non ho sentito cosa hai detto, hai la voce? Cosa, Sono qui. sì, cosa preferisci? Andare In che avanti senso? in distanze durate oppure andiamo a vedere, discutere del web, Space Telescope? No, cacchio. Sì o no? Sì. Cazzo, sì, mi piacerebbe. Allora andiamo a vedere dov'è lui. Ok, allora aspetta che lo cerco, ecco qua. Lo cerco e lo mando in condivisione. Allora, intanto mandiamo in condivisione, quindi dov'è?
Naturalmente è successo che lui è arrivato al punto Lagrangiano. In realtà non è arrivato, cioè è arrivato lì, nel senso che adesso si trova a una distanza di 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Però c'è una leggera complicazione da descrivere, cioè l'aspetto spaziale. Vediamo se ce l'abbiamo da poterlo fare. Allora, intanto guardiamo i dati. Dopo 32 giorni, 8 ore, 22 minuti e 08-09 secondi, il tempo che è passato, si trova a 1.460.000 chilometri dalla Terra. Da L2 si trova a 0 km, ma nel senso che è allineato, non è che dentro proprio L2. E ha completato la distanza, quindi non deve più avvicinarsi. La velocità con cui si sta muovendo è 202 metri al secondo. Il lato K, Aumentato? beh, certo, tantissimo. È partito a 9 km al secondo e adesso No, ma no. anche la settimana scorsa, Sì. E la grossomodo del suolo, adesso è il meno. certo, sì. Ma adesso userà questa velocità. Il lato che è esposto alla Terra, alla Luna e al Sole, il punto più caldo è 54 gradi Celsius, il più freddo è 13 gradi Celsius. Invece il lato dove c'è lo specchio, quindi quello che opererà, è a meno 211 Celsius e meno 203 Celsius, le due zone. Adesso è stato iniettato in orbita attorno a L2, quindi L2 è il centro dell'orbita. L'orbita in realtà è un'ellisse e si sta stabilizzando questa ellisse, no? E questa ellisse è incredibile perché ha l'asse minore di 200.000 km e l'asse maggiore di 800.000 km. Quindi non è vicino al punto L2. E ci impiega 6 mesi per fare un giro dell'ellisse. E quindi in un anno di rotazione intorno al Sole farà 2 giri dell'ellisse, no? Ogni tre Quindi settimane. Ogni... lui gira un'ellisse che ha un fuoco in L2. No, è il centro. I fuochi sono esterni. L'ellisse no, possiede 3 punti, no? I due fuochi e il centro. Sì, no, chiedevo, quindi è attorno al centro dell'ellisse. Ok, perfetto. Sì, perché non è un punto attrattivo dell'L2. E infatti stavo dicendo, ogni 3 settimane accendono i motori per correggere la rotta. E allora la quantità di carburante che ha, di combustibile per fare queste accensioni, è tale che per 20 anni riesce a muoversi così, no? Da qui a 20 anni, forse già nel 2027, hanno idea di mandare delle missioni che gli portano carburante, quindi può andare avanti centinaia di anni. Allora, questo è lo stato, però. Ecco, è interessante guardare questo intorno sull'orbita di Webb, così la guardiamo. Riuscite già a vedere l'altro quadro? Ecco, l'orbita solare. Quindi vedete, questa ci sta indicando la distanza tra il Sole e la Terra, e in mezzo c'è Mercurio e poi Venere, 150 milioni di chilometri. Poi dalla Terra in avanti, e quindi cambiando la scala, abbiamo la Terra. Attorno c'è Hubble che gira attorno alla Terra ed è a 570 km di altezza. Poi a 384.400 chilometri medi c'è la Luna, poi a 1,5 milioni di chilometri c'è il punto L2 e il Webb, vedete, è in alto qui, ma in realtà è abbastanza in distanza. Adesso qui c'è l'animazione, questa è carina da vedere come ha fatto. Ecco, allora, siccome è troppo rapida, devo riuscire a fermarla. Aspetta, ripartiamo. Ecco, e cosa vuole questa? Pubblicità del capo. Vedete qui la Terra sta girando intorno al Sole ed è l'orbita blu. La gialla, vedete che è sollevata qui, poi scende. Ecco, è perché L2 è il centro e questa è l'orbita che noi vediamo, un'orbita chiusa se siamo fermi
rispetto a L2 e alla Terra. Ma se muoviamo la Terra e quindi anche L2, l'orbita non è più chiusa ed è questa orbita attorno al Sole che sale e scende, capite? Vi è chiaro? Sì, perché Ed stavo è, dando è, trovato sì, come. è il piano dell'orbita è ortogonale alla distanza L2 Terra e Sole, perché i tre sono allineati, no? Il Sole, la Terra e L2 sono allineati, sempre. Vedete come gira? Ok. Sembra cicloide rotato. No, no, non ha un nome, perché poi oltre che No, 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 la ok. correggeranno, quindi farà orbite che un pochino si avvicinano, un pochino si vanno distanti. Vabbè, il Ma problema. pensa se. Sì. Ma scusa, L2 Sì. è l'equivalente di un punto di gravità nulla? No, 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 com'è? no, aspetta. Sì, è strana perché è la forza di gravità che lì non è che si annulla la forza di gravità, ma siccome ogni oggetto, no, per stare nel punto dove sta nel sistema solare, deve ruotare intorno al Sole, se no non può starci lì, no? Sì. Allora deve avere una velocità di rivoluzione attorno al Sole. Ok? Questa velocità di Sì. rivoluzione attorno al Sole costituisce una velocità angolare. Questa velocità angolare provoca un'accelerazione centrifuga, no? Ecco. L'accelerazione centrifuga o la forza centrifuga della massa dell'oggetto per questa accelerazione in quel punto uguaglia la forza di attrazione della Terra, della Luna e del Sole a quell'oggetto. Quindi c'è un equilibrio dinamico tra le due forme di accelerazione. Le tre accelerazioni gravitazionali sommate, che sono allineate circa, e l'accelerazione centrifuga sono uguali. Ok, Quindi è un punto di allora equilibrio in quel senso perché qui. devi aggiustare il tiro? Ah, perché i cinque punti lagrangiani hanno nature diverse. Alcuni hanno convergenza, altri hanno divergenza. L2 ha divergenza, cioè se tu mettessi proprio in L2 un oggetto, lui quando è in L2 è in equilibrio, ma è un equilibrio instabile. E Ok, allora va poco alla bene. volta si allontanerebbe. Bello. Sì. Invece, Sì. io questa settimana qui, per curiosità, mi sono. Una cosa volevo dirvi, che lui non è il primo che va intorno a L2, ce ne sono già altri due satelliti che ci sono andati. Uno è quello che fa le WMAP e l'altro è quello che fa Gaia, che Sì, fanno ok, ma misure. anche quello della frazione di fondo. Sì. Dicevi, Marco? Io questa settimana qui, per curiosità, mi sono installato TikTok sul mio cellulare Sì. e vi faccio vedere una cosa. Vedete, riuscite a vedere questa roba qua? E Aspetta, se la condividi, sì. Aspetta, devo andare su. non posso vedere sul cellulare, non Devo posso scrivere. condividerla. Sì. Che roba che Sì. è? Praticamente tutto il giorno una telecamera sulla stazione spaziale trasmette su TikTok. Bellissimo. Allora ci vado per guardarla anch'io. E c'è sul cellulare, è fantastica sta cosa. No, ma io non la metto sul cellulare. Ah, beh, sì, la posso mettere sul Non so cellulare. se puoi mettere sul computer TikTok. Sì, Ma qual è la stazione spaziale? la ISS o La quella, ISS. non è quella cinese, no? Perché non l'hanno ancora No, no, lanciata. vedi? C'è tutto il giorno, ti fa vedere chi ruota intorno, ti fa vedere i specchi, si chiama qui, Questo i pannelli pannelli solari. solari. E tutto il giorno avanti così, cioè, ma io sai che ci sono stati un quarto d'ora a guardarmi queste cose. Ascolta, Leo, Dimmi. quella roba lì, quella differenza di temperatura abissale che Sì, c'è, sì. è solo un foglietto di nylon, No, rifrangente, basta quello. non è un foglietto, sono 4 strati. Ma questi strati sono sottili e spessi a nanometri, diciamo, alcuni sono più spessi, quelli più vicini al Sole, no? Gli altri dalla parte opposta, che sono 4, ma vicini, sono progressivamente meno spessi. E sono studiati con un materiale tale che assorbe il calore.
E quindi Io pensavo che rimbalzasse, allora pensavo doveva finire il momento di tutta quella luce lì, se non sposta l'apparecchio, ecco. Ah, no, 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 la massa di tutto il satellite è tale che non ce la fa la pressione di radiazione a spostarlo. Però, Ah, non ce la fa. no, non ce la farebbe, però, proprio per questo, se la mettessero solo per inerzia, quella pressione di radiazione piano piano lo sposterebbe. Alla fine lo butta E fuori. allora ecco perché fanno queste tre correzioni ogni settimana, no, questa correzione ogni 3 settimane, e quindi al mese, aspetta, all'anno sono 17 correzioni, in 10 anni sono 170, in 20 anni sono 340 correzioni che fanno. Okay. Comunque è una grande differenza di temperatura. Si potrebbe fare qualche cosa, vero? Sì, vabbè, certo. Sì. 200 gradi, Sì, tanti. grazie. Vi ho mandato il link. Sì, grazie Marco, no, lo Grazie. vedo, lo vedo. Poi lo guardo anch'io. Infatti, non in questo caso, ma si potrebbe pensare di avere energia, no? Perché uno dice, Sì. lo metto da sole, lo metto di là e lì passa corrente dentro il filo, per la differenza di temperatura. Poca praticamente. No, che poca, la temperatura. No, la termocopia. Ah, Cioè, sì, scusa, termocopia, sì. sì. Però ancora non ho pensato a sfruttarla. Ok. Però qualcuno vedendo sta cosa, prima o poi si viene l'idea, no? Perché tanto, sono 200 gradi, adesso non so se un No, so di più, motore. so di più perché questo è 85, arriva a 85 centigradi, e questo è meno 233 quando arriva alla fine, no? E quindi, Ah, 85 addirittura, non l'avevo letto, è questo qua. in realtà ci Sì, sono. sono anche 300 gradi. No, no, 300 gradi, no, 85 gradi. In realtà la parte di temperatura più alta in certi punti arriverà fino a 110 gradi centigradi. Ci puoi mettere un bel motore Stirling? Va Sì. bene. No, è energia tranquillamente. Ah, qui invece ci Certo. sono i punti Lagrangiani, vedete che sono 5. Qui nel punto L1 ci staziona il SOHO, che è un satellite che osserva continuamente il Sole, no? E qui a L2 ci sono questi tre satelliti, però avete visto quanto è grande l'orbita che fa Webb, quindi non c'è pericolo che vada a sbattere con gli altri. Una sfiga pazzesca, certo. E poi sarà anche sincrono, immagino, sarà anche. Sì, ma sono controllati, quindi sono d'accordo. Bene, Infatti, bene. infatti vedete quanti ci sono. Ci sono altri satelliti, c'è scritto qua. Oltre a Webb adesso c'è WMAP, l'Herschel, che è un telescopio spaziale, e Planck, che anche lui. Ma WMAP funziona ancora? Beh, no, penso che l'abbia tolto, però la raccolta di dati è incredibile. Viene usata da Disk Detective, Ho visto le quel mappe progetto della NASA, no, Disk Detective, che studia la formazione dei sistemi planetari, no? e una WMAP per la versione di fondo. Beh, scusa, sarà la radiazione di fondo, ma WMAP c'è la ricerca principale, la radiazione di fondo, lavora sull'infrarosso e quando trova un disturbo, allora gli altri vanno a vedere il disturbo perché quello lì è un sistema planetario, no? È vero. Hai Sì, capito? Quindi ognuno, come dire, è come il maiale, non si butta via niente. E quindi i dati che ci sono importantissimi, no? E quello che manca è la potenza di elaborazione, non di calcolo come computer, ma di elaborarci dentro con gruppi di lavoro, no? comunque ho visto che un sacco di lavoro fatto di ricerca spaziale si utilizza deep learning, Sì, cioè quello sì. sistemi. Però, sai, il problema è che
per addestrare il deep learning hai bisogno di volontari che facciano quel lavoro di classificazione che avevo detto diverse volte. Ecco, per Oreste, vedi questi strati? Sono questi i quattro strati di questo materiale. Questo qui è lo schermo anticalore, no? Quindi sono le spalle del satellite, mentre invece questo qui è lo specchio principale. Quello è grande come un campo da tennis, mi sembra. Sì, sì, infatti lo specchio da qui a qua è 6 metri e mezzo, e quindi l'altro è più grande, perché lo specchio certo, ma parecchio più grande. Eh beh sì, sarà 10, 15 metri, 20, no? Non lo so. Sì, sì, credo che sia una ventina di metri, è una bella roba. Cazzo. Però è una forma triangolare. Sì, sì. Non vedo l'ora delle fotografie, cacchio. Deve aspettare luglio. Sì, ci sono luglio. Sì, da luglio in avanti. Non è detto che a luglio già mandino, perché poi, ecco, oltretutto, lui orbita con questa distanza dal punto lagrangiano che praticamente non cade mai nel cono d'ombra della Luna o della Terra, no? Quindi vede sempre il Sole, e allora i pannelli solari suoi sono sempre carichi, no? C'è l'effetto fotoelettrico che lo carica, e allora lui è sempre in contatto radio con le stazioni a terra. Ok, ok. Beh, d'altra parte il ritardo è sui 5 secondi, tra i 5 e 7. Sì, poi la velocità di trasmissione non deve essere un fulmine. Poi sono quattro delle apparecchiature di misura, no? Beh, comunque è una bella cosa. C'è qui quattro strumenti, il telescopio e le altre cosa sono? No, il telescopio raccoglie la luce nello specchio secondario. Il secondario lo rimanda qui in questa parte nera, la vedi? Rispetto alla gialla. Sì. E qui ci sono quattro rilevatori, che ognuno fa il suo lavoro. Ah, ok. Ecco. C'è un dettaglio, c'è simmetria e tanto di specchio. Cioè, ma non scherzo. Ecco. Ecco, qui stiamo vedendo proprio come viene. E qui è l'apertura dei pannelli solari. È stata la prima cosa che ha fatto dopo 2 ore dal lancio. Vedi, dopo 3 giorni ha completato questi pannelli solari, poi questo che è l'ossatura che gestisce il riscaldamento. Questa è l'intelaiatura, no? Vedi, poi apre ancora. E adesso si apre e si apre quella forma in cui ci sono i quattro strati a 6 giorni dal lancio. Vedete, esce fuori questa cosa e tira come una tenda, no? Ah, ho capito, la trascina fuori. E la tira anche di qua. E quindi trascina fuori questi cosi, diciamo, di Millar, ma non è Millar. Non so di preciso che materiale è, però è un materiale che hanno costruito loro, quindi... Sono questi qua, quel foglio lì è fatto dai quattro strati. E hanno quattro membrane, vedi che adesso si separano. Al decimo giorno, sì. Quindi sono distanziati. Sono distanziati in modo tale che una si scalda, poi butta fuori il calore, e l'altra, e quindi si raffredda. No? Quindi non arriva per niente. Bastano questi quattro strati per non far arrivare niente di là. Però hanno sfruttato che cosa? L'equazione di Fourier, no? Del calore, per studiare la forma di questo materiale e per impedire che dall'altra parte arrivi calore. Guardate lo specchio come è pulito. Sì, questa immagine era bella. Vediamo un po'. Ecco, aspetta, volevo fermarla. Ecco. Questa immagine è bella, sì, ma non so se la vedete. Lo specchio è nitidissimo. Lo vedete? Vedete com'è nitido? E stiamo vedendo una nebulosa. È metallico lo specchio. Aspetta, non mi ricordo. Sì, tu dovrebbe essere oro. Sì, oro. C'è uno strato d'oro nanometrico anche. Per risparmiare, immagino.
No. Sai cosa è costata quella roba lì? 10 milioni di dollari. No, ce ne metti 4 zeri, mi sa. No, no, 10. Ah no, 10 miliardi di dollari. Volevo dire 10 bilioni e sono di bilioni, mi ha fatto dire miliardi. I bilioni in italiano sono, ma e ci hanno messo spesi in 15 anni di tempo, mi sembra 30, 20. No, in 30 anni. Sì, vabbè. Mezzo miliardo, ok, ok. È complicata la cosa lì. Se siamo fuori da tenda in quel modo, secondo me, prima di farla funzionare, chissà quando siamo buttati via. No, non è stato quello, più che altro è stato il ritardo nel finanziamento, perché le varie amministrazioni l'avevano declassato, portato, e quindi ha avuto ritardi non per l'efficienza di produzione, ma per questioni amministrative. Ok, cioè, ogni presidenza qualcuno spingeva in avanti, l'altro tirava indietro, così, insomma, è stato un pasticcio completo. Poi alla fine è riuscito a partire. Non ci vai che aspettare nemmeno. Vabbè, 300 milioni l'anno non è poi una cifra pazzesca per gli americani. No, ma infatti. Farei più fatica. No, però vabbè. Attenzione, non è. Ci sono tre cose, c'è la NASA, l'ESA e la CSA, che è quella lì del Canada. Anche il Canada. Sì. Infatti non è partito da. È partito dalla Guyana francese, e esatto. Il direttore era la CSA che lo stava lanciando, no? Che l'Ariane è del progetto è dell'ESA, no? E poi l'hanno lanciato da lì per un motivo semplicissimo. È all'equatore e quindi hanno sfruttato l'effetto di rotazione diurna della Terra per dargli la spinta e quindi consumare consumare pochissimo carburante, no, per lanciarlo. Non è possibile, insomma. Sì. Ok. Bene. Va bene. Allora noi ci sentiamo mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo, vi ho mandato il link per vedere in diretta da ISS. Va bene. Bene, ciao allora. Okay. Alla prossima, statemi bene. Ciao ragazzi. Ciao.